Giuliana Falaschi, sindaco di Citerna, vogliamo fare lo stato dell'arte dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha messo in ginocchio la Valtivarina, ma soprattutto il territorio di Citerna. Sì, purtroppo il nostro è un territorio estremamente fragile, quello del comune di Citerna, sia per quanto riguarda la collina, quindi alcuni versanti in frana che noi abbiamo avuto, sia per quanto riguarda la pianura, proprio per l'intenso reticolo idrico che insiste proprio sul nostro territorio, che pone ovviamente eh, ci pone in una posizione di rischio maggiore rispetto ad altri. Eh, purtroppo devo dire che, nonostante i lavori che costantemente vengono fatti e non ultimo, noi ne abbiamo fatto uno anche sul versante nord della collina di Citerna proprio per eh, limitare una zona che era in frana, eh, abbiamo fatto continui lavori attraverso la comunità montana di eh, manutenzione ordinaria e straordinaria. In questi quattro anni soltanto oltre 800 mila euro di investimenti proprio per tenere fossi e torrenti puliti. Naturalmente, per situazioni di questo genere, di intensità di questo genere, se consideriamo che sono precipitate appunto 150 mm di acqua in 24 ore, è chiaro che non sono più sufficienti in questo caso. Però bisogna anche dire che ecco, eh, tutti coloro che sono intervenuti, io voglio davvero ringraziarli perché abbiamo avuto l'aiuto di molti corpi, abbiamo avuto la presenza della protezione civile, oltre naturalmente alla Croce Rossa italiana, al Corpo Forestale dello Stato, alla Sezione Idraulica della provincia, la Polizia Provinciale, veramente l'aiuto di tanti, compreso in modo davvero eh, con abnegazione anche dei nostri dipendenti comunali, dalla Polizia Municipale agli operai, all'ufficio tecnico. Quindi voglio ringraziare tutti, anche i privati cittadini che hanno, si sono dati una mano. Però è chiaro che avere l'acqua ecco, nei propri scantinati o in mezzo al paese, come è successo questi giorni, è una cosa che preoccupa molto, e sarà necessario a questo punto affrontare la situazione in modo diverso e avere una visione diciamo più comprensoriale dei problemi per poterli affrontare alla radice. Eh, lei parlava di manutenzione che fate fatta nel comune di eh, Citerna per quanto riguarda i fossi e gli argini della fiume. Il problema però potrebbe essere a monte. La vicina toscana dovrebbe cercare di lavorare in sinergia con i comuni dell'Alto Tevere Umbro. Questo a volte, essendo eh, la Valtiberina cavalla da due regioni, crea grossi problemi. Indubbiamente, eh, come eh, si vede anche a colpo d'occhio, la Valtiberina, Ombra e Toscana è unica, non è separata come lo è amministrativamente e soprattutto da un punto di vista ambientale questo si nota ancora di più. Per cui ehm, io credo che sia davvero importante a questo punto affrontare la problematica con un'ottica un diversa, mettendo a sedere attorno a un tavolo entrambe le regioni e fare delle proposte serie. Su questo noi già un'idea l'abbiamo, tant'è che lo scorso due giorni fa ci siamo incontrati a Firenze proprio con l'ente Acque Umbro Toscano che gestisce la diga di Montedoglio, ehm, con i sindaci di San Sepolcro, di Pieve Santo Stefano e di Anghiari, proprio per capire quali possono essere le problematiche da affrontare insieme e fare anche delle proposte per il futuro. Tra queste è emerso subito la necessità di innanzitutto ehm, alzare gli argini del sovara dal lato eh, del, dell'abitato di Pistrino per proteggerlo ulteriormente e creare delle casse di espansione invece dal lato opposto che danno verso i campi che possono in qualche modo sgravare anche eh, la portata d'acqua stessa del, del, del torrente. Eh, D'altronde è anche vero che esistono e insistono nel nostro territorio molti rii e questi ricevono acqua dalla Toscana, dalla vicina Toscana. Per cui la proposta che noi facciamo eh, è quella di ehm, riconvogliare l'acqua di questi rii attraverso un canale che in parte già esiste, riportarla nel Tevere. E questo potrebbe davvero essere la soluzione dei, dei problemi, almeno per quanto riguarda la vallata di Pistrino, Fighille e dei nuclei abitati del nostro territorio. Ora c'è la conta dei danni che sono ingenti, soprattutto eh, per quanto riguarda l'agricoltura. Voi avete chiesto lo stato di eh, calamità con la speranza che ve lo diano poi alla fine, no? Sì, appunto lo stato di calamità e poi la Presidente della Regione a chiederlo. So che questo, questo passo è stato fatto. Noi abbiamo il compito adesso di ehm, fare una valutazione dei danni sia per quanto riguarda ovviamente la parte pubblica, e quindi eh, gli argini dei fiumi, le strade, i versanti in frana, eccetera, gli edifici pubblici, ma anche per ciò che riguarda i privati. Per questo intendo commercianti o ehm, anche gli stessi agricoltori che in qualche modo possono Aver avuto dei danni, quindi noi invitiamo anche a farci queste segnalazioni in modo tale che possiamo poi ehm, riportare queste richieste in regione e sperare che poi in futuro venga riconosciuto.